Amici, ma soprattutto nemici bianconeri, buonasera ragazzi, buonasera, buonasera. Che cosa vi posso dire? Che cosa vi posso dire? Nulla di nuovo, nulla di nuovo, nulla di nuovo. Era già scritto che accadesse questo. Che cosa vuoi dire, Davide? Cosa vuoi dire? Parla chiaro. Parlo chiaro, sì. Dopo le parole di Allegri, c'è stata, diciamo, non dico un'insurrezione, però ci sono stati tifosi che si sono un po' incazzati su queste parole, giusto? Non tutti, ma ci sono stati. Io neanche a parlarne. E come per incanto, lo sapete come vi giudico io? Voi siete come goblin bianchi. Voi siete come neutrofili. Voi siete come le piastrine. I goblin bianchi che succede? I neutrofili che cosa sono? Fanno parte sempre della famiglia dei goblin bianchi. Quando c'è un'infezione, partono, fum! Le piastrine come cosa sono? Le piastrine si trovano nel sangue. Quando c'è una ferita, plaf, partono e subito attivano la coagulazione. E voi siete così. Giornalisti, tifosi, pseudotifosi, pseudogiornalisti. Ieri c'è stata un'infezione, una ferita, perché quelle che le dichiarazioni di Allegri sono state no pesanti, pesantissime, perché offendere i giocatori, chiamandoli pistola, di fronte a un carro armato, cioè, voi non siete nessuno. Io non ho in mano nessuno. Non ho in mano nessuno. Non ho in mano nessuno. Vergognoso. Questo è un affronto. Ripeto, soltanto una società come la Virtus può ancora tenersi questo giocatore, questo allenatore. Quindi, come per incanto, subito i neutrofili con i bianchi e le piastrine partono all'attacco dell'infezione e dell'emorragia. I vari giornalisti che addirittura oggi, soprattutto quelli che fanno le domande in conferenza stampa, soprattutto loro più di tutti, i nuovi goblin bianchi. Io non ci trovo niente di male sulle parole di Allegri, anzi, le trovo calzanti. Vergogna, 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 vergogna. Ma lo sapete perché io vi schifo? Lo sapete perché proprio io vi schifo, come, non lo so, la merda la trovo più pulita. Io vi schifo, ma non per le dichiarazioni che avete fatto, per la difesa, per esservi trasformati in goblin bianchi, neutrofili e piastrine, no. Ma perché nelle stesse circostanze Sarri verrebbe massacrato. E lo avete fatto. Io per questo ho tutto questo astio, ho tutto questo remore nei vostri confronti e nei confronti di questa situazione. Perché a Sarri l'avete massacrato. E un non juventino come me a Sarri l'ha difeso. L'ha difeso sempre, perché io sono tifoso della Juventus. E capisco quando c'è il male, e capisco quando non c'è il male. Ma Sarri non era il male. Io l'ho difeso e voi l'avete massacrato. E parole come queste lo avete distrutto per parole insignificanti. Come avete distrutto anche Conte. Per questo io vi schifo. Non vi posso vedere, io vi devo combattere. Per questo, tifosi, pseudotifosi, giornalisti, pseudogiornalisti, mi fate schifo. I neutrofili, i goblin bianchi, le piastrine. Capitolo secondo. Giuntoli, se sei uomo dirigente, significa uomo dirigente, a Pogba gli devi dire, caro Polpo, caro Pogba, allora due sono le cose. Noi abbiamo qui la tua cartella clinica e sappiamo come sei fatto. Vita, morte e miracolo. Prima c'era un balengo in presidenza che non capiva niente. Quello prendeva. Ti chiami Pogba, ti chiami Weah, ti chiami
Tizio Caestro, boh, non mi interessano le tue condizioni, beh, è un nome troppo importante, viene perché tu devi farci vendere le magliette. Quindi prima c'era un Balengo come presidente, ora ci sono io. Ma se sei uomo, sei uomo? Sei uomo? Un uomo? Sei uomo? Allora, qua ci sono le tue condizioni, tu non ci dai mai più garanzia di nulla, quindi ricontrattiamo tutto. Io te ti metto i gettoni. Ti metto i gettoni. Più giochi, più guadagni, perché non è possibile che un anno così a spasso e ancora stiamo qui ancora a parlare di Pogba, se e quando ancora può tornare. Poi, e chiudo il video, quando parlate di Pogba, io voglio bene a Pogba, perché io veramente Pogba calcisticamente l'ho amato e sono stato molto deluso dalla sua cessione. Ci sono rimasto male, perché già da lì è iniziato il processo di vendita e svendita dei giocatori. Ci sono rimasto male, insomma. Ma Pogba non è più quello di una volta, ma no da ora, da tantissimo tempo. E quando voi dite il passaggio di Pogba è illuminante, cioè, ma voi vi rendete conto di che cosa? Il passaggio a UEA è illuminante, ma illuminante di che cosa? Ha fatto un passaggio. Anche Milik ha fatto un passaggio a Chiesa, secondo me, e lo ritrovo più illuminante di quello di Pogba. Non potete adesso esaltarvi, un Pogba al 30%, non potete fare questi discorsi. Non li potete fare, cazzo, non li potete fare questi discorsi, cazzo. Non li potete fare, siete ridicoli. Porca puttana. Quindi, Giundere, se sei uomo, chiama alla pimenta, come cazzo si chiama, e gli dici tu, vieni qua, siediti al tavolino che adesso ci sono io, non c'è più il Balengo che ha un monocilio. Ora i contratti li faccio io. Basta regalare soldi. I copri bianchi. Ma io oggi quando ho visto certi video non l'ho potuto fare perché stavo lavorando, ma veramente, veramente, compro per il gol. Ma ripeto, il mio astio nasce dall'onestà intellettuale che manca. Siete falsi come i soldi del Monopoli. Avete distrutto, avete calunniato, addirittura perché non si metteva la giacca, perché non si metteva la maglietta, l'ho distrutto in una maniera più assoluta, infamato. E questo di qua dichiara che abbiamo una squadra di merda, e che non è così. Soltanto chi è onesto intellettualmente. Soltanto chi è onesto intellettualmente. Altrimenti veramente non ci siamo più. La Juventus non è scarsa. La Juventus è scarsamente allenata. E se ci fosse qualche giornalista serio in quella combriccola là che c'è là. Quando ci sono le conferenze stampa, quando se ci fosse un giornalino uno con la G maiuscola, allora gli direbbe: no, mister, non si secchi, ma qua ci sono nazionali, fioffio di giocatori, allenatori che vorrebbero giocare i nostri giocatori. Faccio un esempio: un De Zerbi che ti dice io uno come Locatelli lo voglio, visto il considerato che Locatelli l'avete messo sulla graticola. No, non siete onesti intellettualmente, no. Non è così, ma con me, boom, ribattete, non ci potete con me, non ci potete. Io per merda vi prendo e per merda vi lascio. Ma se ci incazzate, fino alla fine Allegri out.